Vai. Dallo stadio Castelli in Tor Sapienza il recupero dell'undicesima giornata di UEFA Super League. Si affronteranno la squadra di casa, il Flavio 91, con la completa maglietta verde, calzettoni e calzoncini neri. Risponderà il Maccabi. Calzettoni e calzoncini neri anche per la squadra ospite e maglia arancione con le maniche nere. Andiamo a leggere le formazioni titolari. Il Flavio schiera Fedeli in porta, Casaburi, Ciurleo, Prezzolini e Ruscito in difesa. A centrocampo i tre sono Cassano, Bisello e Barone, attacco a tre, Astorre, Ponzo e Fedeli, Matteo, il numero 7. Risponde il Maccabi con il 4-3-3, Maroder in porta, Piperno, Di Castro, Teshuba, Gabrielli in difesa, centrocampo Gioia e l'altro Maroder, il fratello, il numero 16, a tre quarti Nocco, gli esterni d'attacco Kalinic da una parte, Bianco dall'altra, l'unica punta con il numero 11 Fiorentini, il Maccabi, 14 partite giocate, 32 punti ad un punto con due partite in meno dal primo posto occupato dalla Montagnola a 33, il Flavio, 11 partite disputate, undicesimo posto in classifica con 14 punti. Sta per iniziare Flavio Maccabi da sinistra verso destra, attaccherà il Maccabi con la maglia arancione, da destra verso sinistra risponde appunto il Flavio con la maglia verde. Sul pallone c'è Kalinic, numero 14 della formazione ospite, saranno proprio gli ospiti a dare il fischio d'inizio. Portiere da una parte pronto, portiere dall'altra risponde presente. E si inizia. Flavio Maccabi con il giropalla. Gabrielli scambia subito. Maroder, ancora Gabrielli va centralmente a centrocampo. Bello subito, scambia con Nocco. Teshuba e Di Castro, i due centrali di difesa, scambiano la sfera. Si va subito verticalmente a cercare Kalinic. Dietro ancora da Maroder, alza lo sguardo, poi scambia con Gioia. Subito la verticale in avanti a cercare lo scatto del numero 2, Gabrielli in area di rigore, fermato dall'uscita di Fedeli Luca. Ma subito un fischio, perché c'è uno scarpino da sistemare in mezzo al campo per un giocatore del Flavio. Era Astorri, mettersi a posto lo scarpino. Fedeli con il pallone in mano, ora lo rilancia lunghissimo a cercare il testa del numero 11, Ponzo anticipato ancora da Teshuba. Palla sulla fascia destra, spalla contro spalla, fallosa del numero 7 Fedeli, a terra va Gioia che subisce fallo e rimane ancora a terra dopo 1 minuto e 12, primo fallo. Capitan Teshuba va a sincerarsi delle condizioni del proprio compagno di squadra che è ancora rimasto a terra. 1 minuto e 30 se ne sono già andati, ancora 0-0 ovviamente tra Flavio e Maccabi, ma c'è il primo intervento falloso, ancora a terra tra parentesi Gioia, vistosamente colpito, spalla contro spalla, è ricaduto male il numero 20, ora si rialza con l'ausilio del compagno Gabrielli. Calcio di punizione battuto ora con Gabrielli che gira in dietro da Di Castro, che alza lo sguardo, va con il mancino, sventagliata in verticale a cercare Kalinic, poi sbaglia lo stop il numero 16 Maroder, recupera palla sulla fascia destra, allora velocemente Ponzo entra in area di rigore, fermato e subisce anche fallo il numero 20 Gioia, che si è ripresa alla grande, ottimo intervento in fase difensiva, battuto corto. Il calcio di punizione subito per il Maccabi, con Gioia che alza lo sguardo a cercare un taglio dei due esterni d'attacco. Eccolo subito il lancio a cercare Kalinic. Stoppa male il pallone, Casaburri recupera palla proprio Kalinic. In area di rigore a cercare il numero 16, ottima la copertura difensiva di Bisello che cade giù, subisce fallo in area di rigore difensivo. E quindi calcio di punizione per il Flavio, ottimo intervento difensivo anche del 21 Bisello che ha fatto un'ottima diagonale. Anzi era Cassano,
perde palla qui in uscita il Flavio, la recupera allora il numero 7 Bianco, scambia con Gabrielli, perde il pallone, poi lo recupera, il lancio di Gioia in avanti in area di rigore, non c'è nessuno in maglia arancione a recuperare, stoppa con la coscia dall'altra parte solo per un istante un giocatore del Flavio perché la recupera subito il Maccabi con Nocco. Poi Di Castro scambia con Teixeira, si appoggia a Gioia che si è abbassato nella linea di difensori centrali. Bel lancio sulla fascia destra di Nocco, il taglio arriva di Kalinic che stoppa il pallone, anzi di Piperno che stoppa il pallone, non è fuori gioco. Piperno la stoppa bene, può crossare ma gioco fermo. Ora si alza la bandierina, ora è fuori gioco. Con intanto nel Flavio Prezzolini andato a fare il terzino destro, terzino sinistro c'è Casaburi con il numero 13, i difensori centrali sono Ruscito e Ciurleo. Fedeli, il tacco, passa a Bisello, poi la scambia con Casaburi, ancora per Fedeli, va via due giocatori in velocità in dribbling, il tacco ancora a cercare il numero 21 Bisello che cross in area di rigore, deviato da Gabrielli, può ripartire. Allora il Maccabi che con Bianco va via a quattro giocatori, in bello stile, centralmente si avvia verso l'area di rigore, prova il tour adesso del centrocampo, stoppa con il petto il portiere Fedeli, Luca ci aveva provato, qui Bianco se n'è andato via con una mossa, con uno stop al volo, anzi lo stop di prima a quattro giocatori, ha provato da lontanissimo. Bisello si appoggia a Fedeli, gira poi indietro dal fratello Luca Fedeli, il portiere numero 1, lancio sulla fascia sinistra, cercare ancora Fedeli, Gabrielli in anticipo, poi va Bianco, gira indietro, sbaglia, recupera palla Ponzo in velocità in anticipo, capitano numero 5 Teixeira che chiedeva il fallo, l'arbitro no, dice di no, rimessa allora laterale per il Flavio, minuto 5 e 20. Casaburi, tre quarti offensiva sinistra, rivesta laterale, battuta altissima dove non può arrivare Fedeli, di testa può ripartire allora il Maccabi con Bianco, poi Gabrielli in avanti a cercare proprio Bianco, preso in controtempo Ciurleo al centrocampo, scambia con Astorri che perde il pallone, può recuperare allora Gioia in verticale a cercare Kalinic, entra in rigore, Kalinic entra sul destro, calcia parata del portiere con i piedi, palla fuori adesso, fase confusa del match anche se è iniziato da 7-8 minuti, rimessa laterale per Gabrielli, scambia con Gioia, poi Nocco, bel triangolo, ancora Nocco in tirata di rigore, il numero 7, crossamento di Bianco per Kalinic che se l'è divorato ma era fuori gioco, sì, Fiorentini se l'è divorato. Kalinic aveva aperto sulla destra verso Bianco che l'ha messa dentro una rete da terra, pasticciando Fiorentini, è riuscito a calciare ma era fuori gioco. Ora Fedeli, calcio lunghissimo di testa, ci arriva ancora Gioia che scambia con Nocco, il numero 23 attaccato e costretto a tornare indietro da Di Castro, poi ancora Gioia, muove il pallone al centrocampo verso ancora Nocco, a tre quarti c'è ora Maroder, Nocco alza lo sguardo, va in diagonale, è salito Gabrielli, aspetta un po' Nocco, come ci serve Kalinic, torna ancora in dietro da Nocco, Bianco tutto mancino, torna ancora su Nocco attaccato da un uomo e costretto a tornare dall'altra parte con il mancino, bella palla in verticale chiuso da Prezzolini in avanti a cercare Ponzo, non ci arriva, ci arriva per copertura ottimo Di Castro che gira in dietro da Maroder, portiere serve, Gioia con il numero 20 attaccato, va via in bello stile a Fedeli, poi Gioia sventaglia diagonalmente ancora Prezzolini in anticipo su Fiorentini, può ripartire allora il Flavio, lancio in avanti verticale sbagliato, c'era Ponzo che aveva tagliato ma non ha capito riuscito l'intenzione del compagno. Teixeira, Di Castro scambia con Nocco, diagonale, è salito numero 11 che lancia in avanti a cercare ancora Kalinic, chiuso benissimo da un ottimo intervento ancora di Ruscito, numero 23, poi scambia sulla fascia, ha provato Casaburi,
anzi Ruscito, che lascia a Prezzolini. Cambia il centrocampo con Cassano. Bella palla, forse fuori gioco, finta, doppia finta, interna di rigore, Cassano. Sì, fuori gioco. Gioia. Cambia con Bianco, ancora Gioia. Di prima il pallone verso il numero 20. Nocco. Siamo al cerchio di centrocampo, avanti a cercare Kalinic, il numero 14, torna ancora in dietro. Da Gioia, sventaglia in diagonale, è salito con il numero 16 Maroder, chiuso ancora da Prezzolini, poi si gira in dietro, la difesa del Flavio controlla il pallone con Ruscito, che torna in dietro da Fedeli, lancia in avanti a cercare Matteo Fedeli, chiuso ancora da Teshuba. Può ripartire allora il Maccabi con Bianco, gira da Nocco, ancora Bianco, bel lancio in avanti a cercare Maroder, Maroder pallonetto e arriva l'1-0 del Maccabi al minuto 9. Bella azione, bella conclusione di Maroder in pallonetto, aveva visto Fedeli uscire dai pali di prima con il pallone a mezza altezza con un tocco morbido. 1-0 Maccabi 1-0. Ma forse chiedono un VAR? Chiedono il VAR, invece no, il gol è buono, si può ripartire. Allora dopo 9 minuti e mezzo di gioco, Flavio 0, Maccabi 1, il gol di Maroder. Gira palla allora Ciurleo. Largato malissimo qui il pallone a Storri, può ripartire allora formazione ospite del Maccabi. Gabrielli. Nocco. Gira da Maroder, l'allora dell'1-0. Piperno. Stop con il destro, si vede che nel suo piede ha stoppato male il pallone, ma in qualche modo arriva a Di Castro alla sfera di gioco. Poi Piperno, verticale. Fiorentini. Uno contro uno contro Prezzolini. Fiorentini rientra sul destro, serve Kalinic. Bello scambio con Maroder, però si alza ora la bandierina. Fuori gioco. Fedeli sul punto di battuta, lancio in avanti a cercare Ponzo, palla che lo scavalca, Di Castro, Nocco, gira ancora con Di Castro che va addirittura da Maroder, Tiziano il portiere, il numero 1 che scambia, Di Castro che va via in dribbling a Cassano, cerca una verticale, la trovata in Maroder. Ora Fiorentini, è salito sulla fascia destra di Piperno, servito ora, palla forse buona, fuori gioco invece segnalato a Piperno, che era andato via sulla fascia sinistra, 1 contro 4, si sarebbe trovato il numero 22, il terzino sinistro del Maccabi. Lancio in avanti, Piperno stoppa con il petto, poi lancia scordinato, ma la palla è uscita. Allora ancora rimessa laterale per il Flavio a battere, va Prezzolini, numero 17. Scambia con Baroni, lancio in avanti a cercare la sponda che arriva sbagliata però di Ponzo. Può ripartire allora al centrocampo Nocco. Scambia con Gioia, Gabrielli. Centralmente Maroder, scambia in dietro con Di Castro. Avanti la propria area di rigore. Scambia con Teshuba, il capitano numero 5. Ancora Gioia. Bianco non riesce a stoppare il pallone, allora regala la rimessa laterale al Flavio. Che batte ora con Casaburi, scambia con Fedeli, ancora Casaburi, va da Bisello,
capitano si appoggia a Gioia e scambia il pallone orizzontalmente con Prezzolini, lancio in avanti, non ci arriva Astorri, ora in un momento sì, ma la recupera Maroterra, lancio in avanti dove può scattare sulla fascia sinistra Kalinic, pallone imprendibile per il numero 14. Ora Prezzolini batte la rimessa laterale, minuto 13 nel corso del primo tempo, si è già sbloccata Flavio Maccabi con il gol degli ospiti, timbra di Maroder, ora Gioia scambia con Nocco, con il tacco perde il pallone ma subisce fallo a centrocampo e si lamentano qui i giocatori del Flavio, secondo loro non c'è stato nessun contatto tra Baroni e Nocco. Anche da questa postazione non si è visto nessun contatto tra i due giocatori, aveva semplicemente perso il pallone Nocco con il attacco, un leziosismo del numero 23 che recupera ora la sfera, scambia proprio con Kalinic a tre quarti offensivo, si torna al centrocampo Teshuba, ancora Nocco, poi Di Castro, sventagliata a cercare Maroder, buca l'intervento Prezzolini, entrata di Maroder con il sinistro, mette in mezzo, deviazione, calcio d'angolo, primo calcio d'angolo del match, ma attenzione a Prezzolini perché si tocca la coscia, si era fermato Prezzolini. Primo calcio d'angolo che verrà battuto dal Maccabi al minuto 15, corso del primo tempo, alla destra di Fedeli. Mancino a battere Piperno con il numero 22. Anche Maroder va sul pallone a cercare uno scambio corto. Ora si allontana Piperno, andrà Maroder con il destro a rientrare. 5 giocatori del Maccabi in area di rigore, arriva anche Piperno, quindi 6. Marca zona il Flavio, addirittura in porta Maroder, palla che passa, deviazione, poi di testa, arriva il 2-0 con Kalinic. 2-0, minuto 16 nel corso del primo tempo, la raddoppiata, posizionato malissimo la difesa del Flavio. Ricapitoliamo il gol, da calcio d'angolo, tiro a mezza altezza, deviazione di un difensore, in qualche modo ci arriva Fedeli sulla ribattuta, però il più veloce è con il numero 14, Kalinic, che con la testa fa 2-0. Due azioni pericolose del Maccabi, anzi un'azione perché il secondo era da calcio d'angolo su una ribattuta ed è 0-2, mentre il Flavio non si è affacciato per niente nell'area avversaria, ci provi in questo momento a centrocampo Sfedeli, scambia con Astorri, Cassano cerca la verticale trovata da Ponzo che poi sbaglia l'ennesima sponda in questi primi 16 minuti e mezzo di gioco. Teshuba può ripartire, Gabrielli sale il numero 2, scambia con Bianco che alza lo sguardo, è tutto mancino, va centrale da Gioia, Nocco, Maroder, ancora si chiude il triangolo con Nocco, va diagonalmente dal Piper numero 22, serve e trova il numero 11 Piacentini, entra di rigore da sinistra, il finta va sul destro, voleva crossare con il mancino, poi la finta perde palla, ottimo intervento di Ruscito che non cade alle finte del numero 11 Fiorentini, rimessa laterale in zona offensiva già battuta dal Maccabi con Nocco che gira in dietro e trova Gioia, tre quarti offensiva centrale, scambia sulla destra dove c'è Gabrielli, ottimo intervento di Fedeli in scivola che recupera il pallone e può far ripartire i suoi. Bisello può lanciare Casapuri il pallone anticipato Ponzo dal capitano Teshuba, scambiano Casapuri e Fedeli che va centralmente e allarga il pallone verso il numero 17 Prezzolini che va in verticale sbagliando perché recupera ancora il pallone l'onnipresente Nocco, l'abbiamo visto in questi primi 18 minuti in tutte le parti del campo. Poi Gioia indietro dal portiere numero 1 Maroder che sbaglia il rilancio, può ripartire allora il Flavio con la rimessa laterale, andrà a battere Cassano verticale, si appoggia a Ponzo, finta, attaccato da Piperno irregolarmente, allora calcio di punizione dalla fascia destra per il Flavio, mentre comincia a scaldarsi anche la panchina perché dopo 18 minuti è già sotto 2-0 il Flavio, deve cambiare qualcosa. Fase difensiva, si è fatto bucare la prima azione il Flavio, messa male la difesa
aveva chiamato anche il fuorigioco nel primo gol, ma non fuorigioco non c'è stato sul secondo gol, ancora la difesa ci ha messo del suo a prendere quello del secondo gol perché ha marcato la zona sul calcio d'angolo e sulla ribattuta. Non si è mosso nessuno, anzi uno sì, ma era della squadra avversaria, ha timbrato il 2-0, era Kalinic con il numero 14. Calcio di punizione pericoloso sulla fascia, ne salgono 4 del Flavio in area di rigore, andrà a battere ora Baroni con il numero 18. Va a raso terra, ci arriva Gioia e mette il calcio d'angolo, anzi era andata Storri a battere. Scambia con Cassano. Fedeli, poi ancora Storri, ancora Fedeli. Cross al centro dell'area di rigore, palla che passa, ci arriva Ponzo che si gira, poi rovesciata, palla che si alza, Maroterra non ci arriva, però ci arriva Bianco che è tutto mancino e può ripartire sulla fascia destra. Scambia con Gabrielli, la palla è uscita, si lamenta qui Bianco con se stesso. Rimessa in zona molto pericolosa, offensiva per il Flavio. Con Casaburi a battere. Battuta profonda, palla che passa, ci arriva Cassani in qualche modo, riesce a girarsi. Pallone buono messo fuori. Poi il calcio con il numero 7, ci ha provato Fedeli all'altezza della lunetta, gliel'aveva rimessa Teschuba con la testa, di prima intenzione ci ha provato, primo squillo verso la porta di Maroder per il Flavio fuori dallo specchio. Minuto 20, ancora 0-2 per gli ospiti in maglia arancionera. Teschuba scambia con Di Castro, può salire il numero 13 attaccato da nessuno. Serve Fiorentini, palla verticale a cercare ancora Maroder sulla fascia sinistra, il terreno di rigore, scambia dietro con il destro per Kalinic che la può chiudere in porta e arriva il 3-0 per gli ospiti, la doppietta di Kalinic in 5 minuti, al minuto 21 è arrivato lo 0-3, doppietta per il numero 14 Kalinic. Bella azione in costruzione del Maccabi che si è sviluppato sul centro sinistra con il lancio in diagonale, dove è arrivato un giocatore in maglia bianca, forse era Piperno, anzi era Maroder, scusate, che è entrato in area di rigore, ha servito a rimorchio al limite dell'area. Kalinic che con uno stop si è liberato dell'avversario, ha concluso in porta a rasoterra a giro dove non poteva arrivarci Fedeli per il 3-0, mentre è pronto il primo cambio del Flavio, lo aspettavamo da un po' di minuti perché Prezzolini non ce la fa, il terzino destro. Primo cambio, minuto 21 e 20 secondi per il Flavio, deve cambiare qualcosa perché tre azioni offensive, tre gol bucati tutte e tre le volte in maniera molto semplice, la formazione verde-nera. Prezzolini fuori, adesso vediamo chi entrerà. Ancora nessuno. Eccolo qui il cambio. Entra il numero 28, Mezzana. Per il Flavio, ma può ripartire ancora Bianco che va via in mezzo a due. Adesso vediamo dove va a posizionare Mezzana, da fare il difensore centrale, si è spostato invece Ruscito sulla fascia destra al posto di Prezzolini, mentre sbaglia in costruzione ancora il Flavio. Piperno può attaccare sulla sinistra, il terzino sinistro numero 22 attaccato proprio da Ruscito, scambia indietro da Kalinic, allora già dei due gol, può anche calciare da lì Kalinic, va direttamente in porta a rasoterra Fedeli senza nessun problema, la fa sua, mentre c'è un giocatore del Maccabi in area di rigore fermo a terra, dolorante. Forse ha preso un pestone mentre Fedeli nervosissimo scalcia il pallone in tribuna. Vediamo se ci possono essere gli estremi per il VAR. Minuto 23.
e 15 secondi. Si rialza ora da terra il calciatore del Maccabi. Piperno, se non vado errato. Bianco restituirà il pallone alla formazione di casa, che è sotto di 3 gol dopo neanche mezz'ora di gioco nel corso di questo primo tempo. Bianco scambia e può ripartire allora il Flavio con Bisello davanti alla propria difesa, scambia con Astorri, va in verticale, sbaglia lo stop Cassano, può recuperare ancora il pallone il Maccabi con Fiorentini. Piperno, Tesciuba con Di Castro, scambia la sfera, ora Piperno si è spostato a centrocampo e c'è Nocco che era andato un attimo a sostituire proprio il numero 22 nella fase, nella zona del terzino sinistro. Maroterra recupera il pallone e scambia con il portiere, suo fratello Tiziano, che stoppa la sfera, può rifar ripartire i suoi con calma però, verticale, a cercare Nocco. Scambia ancora inadiato da Tesciuba, poi Di Castro. Partito il numero 13 sulla fascia sinistra, superbike Di Castro, verticale, sbagliata, ci arriva Ruscito, può ripartire allora solo per qualche istante perché l'ottima copertura difensiva di Di Castro, che aveva appena perso il pallone. Mezzana, prima l'ho toccato per lui, scambia con Ruscito, forse il pallone è fuori, no, si può giocare, ancora Ruscito, numero 23. Centralmente da Baroni che trova subito la verticale verso Cassano che però non arriva sulla sfera, ci arriva Di Castro che scambia con Nocco davanti alla propria area di rigore, bella palla in verticale di Nocco, non può arrivare però Bianco, ci arriva invece Ciurlo che lascia addirittura scorrere dal proprio portiere Fedeli. Scambia con Mezzana. Della di rigore arriva in qualche modo Kalinic, fermato, poi Maroterra al limite ancora può calciare, scambia invece con Bianco sulla destra, tutto mancino, rientra proprio sul suo piede preferito e perde il tempo di gioco e perde anche la sfera, attaccato da Bisello, due su di lui, tre ora, triplicato, fallo e quarta difensiva, ottima calcio di punizione conquistato dal capitano Bisello del Flavio. Scambia sulla sinistra con Casaburi che completamente ciccato il pallone regalando di fatto al Maccabi. Tesciuba, Nocco, Maroterra alza lo sguardo, scambia ancora con Nocco, poi Gioia, nessuno sbocca, allora girano i tre di centrocampo, Maroterra trova uno sbocco verticale, è Kalinic attaccato da Bisello, l'autore della doppietta, scambia con Gioia, poi ancora da Nocco, si gira sulla sinistra, è salito Piperno, Di Castro lo voleva servire, chiuso Piperno, può ripartire il Flavio, anzi no, perché il primo a recuperare la sfera è il numero 14 del Maccabi, Kalinic. Ora Gioia, scambia con Maroterra, ancora Gioia, verticale Kalinic, Gioia, centrale, ancora Kalinic, stoppa male il pallone, è costretto a tornare in dietro, poi si gira d'esterno, va da Gabrielli, gira ancora verso Maroterra, Nocco, verticale, Bianco si è smarcato, va via Ciurlo, Bianco può calciare, va via ancora e poi chiude verso la porta, troppo la sua terra, Fedeli fa ripartire i suoi, Casaburi, Bisello, ancora Casaburi, ancora Bisello, scambiano i due, poi si cambia fascia e si va da Mezzana a Storri, orizzontalmente da Ruscito, in qualche modo ci arriva il numero 23, scambia ancora Mezzana con Baroni, avanza al numero 28 servendo a Story, il numero 6 in zona tre quarti offensiva a destra, cross in area di rigore, il taglio di Fedeli esce bene, Maroterra la fa sua, quando mancano 12 minuti più recupero al termine della prima frazione, ancora 0-3 per il Maccabi che ricordiamo ha attaccato tre volte ha trovato lo specchio della porta.
Gabrielli, Maroder, Kalinic, via mezzo a due, perde il pallone numero 14 che poi commette anche fallo. Ora Baroni a battere il calcio di punizione della tre quarti difensiva. Va Baroni, mi aspetta un lancio profondo di Baroni e così è, cercare ancora Ponzo, stavolta stoppa bene il pallone, forse subisce anche fallo, avrebbe del vantaggio però perché c'è Fedeli sulla sfera, poi fischia, calcio di punizione ottimo conquistato da Ponzo vicino alla linea dell'area di rigore, sulla fascia di spostati, anzi un po' sul centro-sinistra. Sul pallone va Fedeli che ha già battuto che ha tirato addosso il pallone a Teixeira. Si deve ribattere quindi il calcio di punizione, minuto 30 del primo tempo, ne mancano 10 più recupero. Ne mette 4 in barriera Maroder. C'è Gioia, c'è Gabrielli, c'è l'altro Maroder e c'è anche Bianco. Mentre Fedeli guarda la porta, può anche andare da lì. 5 in area di rigore, va Fedeli verso la porta, palla che gira, che grande gol di Matteo Fedeli, l'ha riaperta il Flavio, l'ha riaperta con uno splendido gol alla mezz'ora Matteo Fedeli. Niente, è rimasto a terra Maroder, che non poteva arrivare su quel pallone, calciato splendidamente, anche se un po' troppo centrale da Fedeli, però è bastato perché la palla si è andata proprio a infilare tra le mani e la traversa, tra le mani di Maroder e la traversa. Ottimo il gol che ha riaperto questa sfida, ha riaperto Flavio Maccabi, mentre ancora non si è ripreso a giocare perché a terra c'è proprio il portiere del Maccabi, è rimasto contuso dopo il tuffo della punizione. Mentre il mister va a far scaldare il secondo portiere del Maccabi. Grave qui Maroder perché rimane ancora a terra, non riesce a, ancora non si è rialzato, ci sono quattro giocatori a sincerarsi delle condizioni del proprio portiere. Mentre qualche giocatore del Maccabi si va a congratulare con Bianco del gol fatto con Fedeli, perché ha fatto davvero un ottimo calcio di munizione, battuto splendidamente, ricordiamolo, forse un po' troppo centrale, voleva fare qualcosa di più Maroder, non credo, perché il pallone si è proprio andato a mettere tra la traversa e le mani del portiere numero 1 che si rialza. Non ce la fa Maroder. Non ce la fa Maroder, deve uscire. Ora vediamo chi si mette in porta, perché non è il secondo portiere. Non è il secondo portiere il Maccabi. Entra Moretti, il numero 9 per il Maccabi. Adesso andiamo a vedere chi si è messo in porta, chi ha preso le vesti di portiere.
entrato Moretti, il numero 9, una punta. È uscito giustamente il contuso Marauder. E vediamo chi si è messo in porta dalla nostra postazione, non riusciamo a vederlo. Mentre Gioia scambia con Nocco. Poi De Sciuba lascia Gabrielli, che rischia nel suo retropassaggio. Lancio in avanti. A cercare Kalinic, ci arriva poi di Marauder di testa. Indietro da Gioia. Di Castro. Nocco, lancio in avanti a cercare proprio il momento Moretti, chiuso da Mezzana. Può partire Ciurlo in velocità, scambia con Ponzo, non ha il portiere il Maccabi, può approfittarne ora il Flavio, che ha tutto il secondo tempo più altri 10 minuti di primo tempo per approfittarne. C'è un, ricordiamo, un giocatore di movimento in porta per il Maccabi, perché si è fatto male il portiere Marauder. Di Castro scambia con Teixeira. Marauder, il fratello del portiere contuso, gira da Gabrielli, sbaglia, può ripartire allora in avanti il Flavio. Bianco a cercare Moretti anticipato, può ripartire allora Fedeli, fascia a sinistra, può puntare Teixeira, rientra sul destro, calcia in porta a giro sul secondo palo. Guarda che sibila a pochi centimetri dall'incrocio dei pali. Ne stava facendo un altro bellissimo Fedeli. Lancio in avanti Di Castro verso Kalinic, stoppa il pallone anticipato però era uscito. Palla che arriva ancora a Kalinic, che la regala a Bisello. In avanti Teixeira in copertura, poi Nocco, Bianco scambia sulla sinistra verso Piperno, può partire il numero 22. Serve Marauder, esegue il triangolo tra i due. Piperno può smarcare Baroni, che non si lascia superare. Allora arriva sul pallone Fiorentini, scambia in avanti Nocco a cercare Moretti. Attenzione forse allo stop con il braccio di Ciurlo. Abito lascia proseguire, anticipato qui Bisello da Gioia, che può andare verso il cross sul fondo. Sulla destra Gioia, numero 20, va al cross deviato, calcio d'angolo, sì. Che andrà battuta da Bianco, mentre forse proverà a rientrare qui il numero 1 Marauder, che si è andato a scaldare, vedere se per la zona contusa può lasciarlo proseguire la gara o no. Battuto il cross, deviazione di un difensore, può partire il Flavio allora, ma sul pallone ci arriva ancora Bianco, che scambia indietro da Gabrielli, stoppa bene il pallone, serve Marauder. Mette in porta per il Maccabi, credo sia andato Fiorentini, il numero 11. Infatti è così, sì, proprio Fiorentini, è andato in porta, il numero 11. Ancora il pallone in gioco, il Maccabi, che scambia con Nocco. Gira verso Di Castro. Centrocampo, c'è Gioia che riceve la sfera. In verticale, va da Marauder, gira ancora indietro da Teixeira. 3 minuti più recupero, termine del primo tempo, lancio in avanti di Teixeira in diagonale a servire Bianco, non è fuori gioco. Bianco rientra sul sinistro, può calciare, deviazione che prende in pieno il compagno Moretti e va in porta, ma intervento di Fedeli, dire di no. Va in verticale Fedeli, da Storri, in qualche modo, torna indietro, poi da Ciurleo, gira ancora verso il numero 6, a Storri, Mezzana, numero 28, torna ancora da Ciurleo. Centrocampo, Storri, alza il pallone, in qualche modo ci arriva Teixeira. E poi si rifugia da Fiorentini, che lancia di prima, il pallone altissimo, spiovera a centrocampo, Mezzana
di testa contro Gioia vince il duello, però la palla ce l'ha ancora il Maccabi che gira con Annocco, attaccato Fedeli e superato dal numero 13 Casaburi, e può ripartire allora per qualche secondo l'avanzata offensiva del Flavio già chiusa. Fiorentini scambia su Piperno, gira indietro da Di Castro. Nocco. Kalinic si è abbassato nei centrocampisti, cambia il gioco splendidamente, può salire Gabrielli sulla fascia destra, 3 contro 4, Gabrielli in avanti, serve bene Bianco che può rientrare in area di rigore, scivola a terra, va giù Bianco, non c'è niente, si può giocare, chiamano il VAR, i giocatori del Maccabi, mentre c'è ancora a terra VAR. Tre minuti di recupero con l'ausilio del VAR, non c'è stato il contatto tra Ciurlio e Bianco. Si può ripartire ora, tre minuti da ora il tempo di recupero. Mezzana. Bisello. Scambia indietro. Proprio con Ciurlio, lancio in avanti, chiuso in anticipo Ponzo che poi subisce anche fallo nella tre quarti offensiva del Maccabi. ...42:30... mancano 30 secondi al termine del tempo di recupero. Gira il pallone Gioia, va in diagonale a servire Bianco che rimane fermo, una scatta del numero 7, ottima la copertura di Ruscito, anzi Casaburi, poi Fedeli scambia con Mezzana, può salire il numero 28, c'è nessuno da servire, ora arriva Cassano, gira ancora indietro da Ruscito,
va in mezzo al campo dove non c'è nessuno, stoppa bene il pallone il capitano del Maccabi Teshuba, pane verticale, serve bene Gioia con l'esterno, tra le linee si inserisce Moretti che può calciare in diagonale, invece è un assist per la tripletta divorata da Kalinic. Poteva anche calciare lì Moretti, ha servito invece Kalinic che ha preso in pieno Fedeli. Calcio d'angolo. Battuta al centro di testa, sfiora Gioia, bella che passa ancora Moretti, la rimette dentro. Si può giocare la paratona di Fedeli, ma invece il gioco era fermo perché il pallone era uscito. Stiamo entrando nel quarto minuto di recupero. Fedeli è pronto al rilancio. Rilancia lungo, Gioia di testa, anticipare tutti. Bianco non ci arriva, ci arriva però Moretti, forse ancora con il braccio riuscito, anticipato. Poi Gabrielli, può ripartire. Chiuso da Ciurleo. Cambia con Gioia Gabrielli. Può crossare, invece va corto da Bianco. Rientra sul mancino attaccato da Baroni. Torna in dietro Bianco. Da Nocco. La verticale verso Bianco. Non ci arriva. Ci arriva però Moretti. Spara alla porta. Riesce a girarsi. A servire Gioia che non arriva sulla sfera. Sembrava arrivarci quel numero 20. Può ripartire allora il Flavio. Ma duplice fischio dell'arbitro. Allora il primo tempo si è concluso con il parziale Flavio 1, Maccabi 3.
squadra, attaccherà in questo secondo tempo da sinistra verso destra il Flavio, risponde ovviamente da destra verso sinistra il Maccabi. Ribadiamo il parziale: Flavio 1, Maccabi 3. Hanno sbloccato gli ospiti con il gol di Maroder, poi la doppietta di Kalinic, la riaperta 1-3, il grandissimo gol di Matteo Fedeli su calcio di punizione. Aggiornamento tanto ancora per il Maccabi, perché in porta c'è ancora il numero 11 Fiorentini, perché Maroder si è fatto male nel primo tempo, ci sta provando Maroder a rientrare, mentre ancora in questo inizio secondo tempo ci sarà Fiorentini, il numero 11 in porta. Mentre c'è un cambio per il Flavio, è entrato il numero 9 Michelangeli e il numero 26 Pesco Solido. È riniziata Flavio Maccabi con il giropalla dei padroni di casa, con Mezzana, Ciurlo, scambia con Bisello, si gira proprio da Pesco Solito che va da Mezzana, poi riuscito sulla fascia destra può stoppare bene il pallone, torna ancora in dietro da Mezzana, Ciurleo, Fedeli si fa vedere, poi in avanti Bisello, bella ancora palla per Fedeli che può partire 1 contro 4, scambia con il numero 24, poi si appoggia sulla sinistra, il tiro cross in porta, ci arriva Fiorentini, la blocca, scambia su Piperno, davanti a lui c'è Kalinic, torna indietro Piperno da Di Castro, Maroder poi gira verso Teshuba, orizzontale, va ancora da Piperno, stoppa il pallone anticipato da Ruscito che prova a calciare, ma il gioco è fermo, la stoppata con la mano è Ruscito. Uscito il numero 11 Ponzo per Michelangeli, ed è uscito il numero 15 Cassano per Pesco Solido. Va via Kalinic, a centrocampo scambia con Gioia, pressato da Bisello, va sulla destra Gioia dove c'è Gabrielli, può salire il numero 2, davanti a lui c'è Moretti, servito ora male però, recupera in qualche modo il Flavio in uscita, poi perde palla, rimessa laterale per i Verdi. Entrato anche il numero 24 per il Flavio, Galia. Scambio ora sulla destra Bianco che poteva partire, anticipato da Fedeli che poi commette fallo a centrocampo, calcio di punizione per il Maccabi. Ma a terra ancora Gabrielli. Mentre continua a scaldarsi Maroder, il portiere, l'unico oggi convocato per il Maccabi. Attacca ora sulla destra, per la formazione arancionera con Bianco. Taglia la di rigore di Maroder, chiuso da Fedeli. Può ripartire allora il portiere classe 2005. Il più giovane tra i giocatori in campo e tra le riserve. Pesco Solido gira ancora da Fedeli, può andare diagonalmente da Ruscito, numero 23, scambia a centrocampo con Michelangeli che perde il pallone, recupera Maroder, poi Michelangeli ci mette la zampa e recupera la sfera, Bisello sulla sinistra dove c'è Fedeli mentre salgono i suoi, Fedeli va a centrale, mentre cambia gioco, palla altissima che non arriva verso Ruscito. Allora rimessa laterale per il Maccabi, andrà Piperno a battere, sì,
Gira indietro Piperno. Da Di Castro. Teshuba. Gioia. Lancio in avanti. Bel taglio di Kalinic. Stoppa con la testa, poi calcio in porta. Tripletta per Kalinic. 1-4, minuto 49. Ci aveva provato anche nel primo tempo a segnare la tripletta, non c'era riuscito a tu per tu con Fedeli. Bello qui il lancio di Gioia a smarcare Kalinic con il taglio verticale. La stoppata con la testa, se l'è portata avanti, entrata in area di rigore, ha calciato per la tripletta. Kalinic, numero 14. Mentre c'è anche un cambio per il Maccabi. Esce Gioia. Esce Gioia per il Maccabi. Ed entra con il numero 8 Piazza. Riparte il Flavio con Fedeli, scambia in dietro. Ciurlo. Pesco solido. Riceve Mezzana. Michelangeli perde il pallone, fallo qui su Nocco. Ha dato il fallo a Astorri. Subito battuto a cercare il taglio di Bianco, che è sul destro, può rientrare sul mancino, anticipato, fermato da Casaburi. Battuto subito il calcio d'angolo, Bianco scambia con Marodera, poi ancora Bianco, può crossare da lì, scambia con Nocco, dice ancora il numero 7, uno contro uno, cross in area di rigore, la stoppa, Piazza. Forse fuori gioco, infatti sì, ce n'erano tre fuori gioco per il Maccabi. Fedeli allora può ripartire. Scambia a sinistra con Casaburi. In avanti a lui c'è Fedeli, chiuso, e riparte ancora da Casaburi. Lancio in avanti, ancora Fedeli, ci arriva sul pallone, ci arrivano in due, chiusi. Però tutti e due dall'intervento di Teshuba, il numero 5, il capitano. Ottimo anche in questa partita fino adesso. Minuto 52, 1-4, tripletta di Kalinic. La testa di Galia, cercare Bisello, poi ancora Galia, può crossare da lì, va corto, sbagliato, per ripartire Piazza. Nocco centralmente, va da Kalinic, anticipato dal numero 26, pesco solido, poi l'ultimo a toccare è proprio Kalinic, se non sbaglio, per la rimessa, battuta da Ruscito. Scambia con pesco solido, lancio in avanti a cercare Galia, troppo però, c'è Di Castro che lancia il pallone dall'altra parte del campo, dove sono solo giocatori in maglia verde, c'è Mezzana che può ripartire in dietro da Ciurleo. Può partire Ciurlo. Casaburi, lancio in avanti. Bene, qui Ciurlo in offensiva. Può perdere il pallone, può recuperare la sfera Gabriele e ripartire. Sfida di velocità, Gabriele in avanti, aggancia. Bene Moretti. Esce Mezzana su di lui, non tocca il pallone, poi la recupera Mezzana, viene due, va via. Poi Moretti, perde palla Mezzana, può calciare da lì, la sua terra. Fuori. Iniziata da 8 minuti questo secondo tempo. E l'ha subito chiusa, meno per quanto riguarda fino adesso il Maccabi. Fedeli rilancia sulla fascia destra, la sponda di Marodera a servire Di Castro, poi ancora Marodera centralmente da Piazza, gira ancora da Nocco sulla sinistra, salito Piperno, palla per lui, numero 22, può puntare, sbaglia qui Piperno. Poi l'ultima a toccare è Astorri.
già battuto da Kalinic, invece la rimessa viene data al Flavio. Ruscito. Michelangeli. Scambia centralmente da Pesco Solido, va via Pesco Solido in bello stile a Maroterra. Poi ancora Michelangeli, in avanti a lui c'è Storri, si chiude il triangolo tra i due. Michelangeli contro due difensori del Maccabi, lancio in avanti sbagliato, ci arriva Di Castro. Poi subisce fallo, calcio di munizioni in uscita dall'area di rigore difensiva per il Maccabi. Di Castro scambia con Nocco, poi va da Teshuba. Piazza si fa vedere tra le linee orizzontalmente a cercare il numero 22 Piperno, stoppa male il pallone, poi con la testa lo tiene in gioco, ritorna in dietro ancora da Di Castro, scambia con Nocco che si è abbassato tra i difensori, va centrale da Maroder. Poi Piazza, ancora Maroder, alza lo sguardo, lancio in avanti a cercare il taglio di Bianco, esce Fedeli dalla propria del rigore con la testa. Rivesta laterale per il Maccabi, una tre quarti offensiva di destra. Gabrielli sul punto di battuta, mentre è pronto un altro cambio per il Maccabi, sta per entrare il numero 10 di Consiglio. Mentre scambiano ancora i centrali del Maccabi, Teshuba e Di Castro. Attenzione, Teshuba non ha agganciato il pallone, ma non c'è nessun giocatore maglia verde lì vicino. Maroder, Piazza, gira da Di Castro, Teshuba, poi Gabrielli, la palla che continua da oltre 3 minuti per il Maccabi. Ora arriva Bianco, scambia con Nocco e si torna indietro dal oggi portiere fiorentini Piperno. Scambia ancora con Piazza, lancio in avanti, bel buco trovato qui da Piazza a servire Bianco sulla sinistra, il cross in area di rigore, non ci arriva Moretti, troppo in avanti, però ci arriva dall'altra parte del campo e serve Piazza in avanti da Piperno, chiuso il numero 22. Cambio, eccolo qui per il Maccabi al minuto 51, 11 minuti nel corso della ripresa. Esce l'autore della tripletta Kalinic ed entra con il numero 10 di Consiglio. Può ripartire Fedeli, scambia con Ciurleo. Casaburi, numero 13, può partire, in avanti a lui serve il numero 24 Galia che stoppa male il pallone, però ritorna comunque a centrocampo nella disponibilità di Galia che vince un duello. Poi serve però un giocatore in maglia arancio, era il capitano Teshuba che spassa più lontano di tutti, ci arriva Mezzana, Pesco Solido, ancora Mezzana che è entrato nel corso del primo tempo per l'infortunio alla coscia di Prezzolini. Scambia il centrocampo il Flavio, rubato il pallone dal solito Maroder, può ripartire. Allora primo pallone toccato per Di Consiglio, centralmente ancora da Maroder, scambia sulla destra da fascia a fascia, allora Bianco rientra sul mancino, doppio passo alla Berardi, Bianco calcia in porta, secondo palo, non è entrata, fuori, l'ho vista dentro da qui, ottima il doppio passo di Bianco a liberarsi del giocatore, poi alla Mimmo Berardi ha concluso con il mancino a giro sul secondo palo rasoterra. Assomiglia a Mimmo Berardi anche nelle movenze, il numero 7 gioca anche nella stessa posizione, mancino come lui, assomiglia moltissimo nelle movenze il numero 7 Bianco al giocatore del Sassuolo e della Nazionale. Mezzana tra le linee, serve e trova Michelangeli che prolunga per Galia, chiuso, può ripartire per l'ennesima volta in fase di costruzione il Maccabi, tanti sbagli in costruzione
per il Flavio, squadra organizzata, il Maccabi, che riesce subito a recuperare la sfera. Di Castro scambia con Piperno, poi Di Castro in diagonale a centrocampo a cercare Marodera, si gira e va da Piazza, alza lo sguardo, bella sventagliata sulla fascia sinistra dove c'è Di Consiglio al volo con il mancino, incredibile, stava dando il gol della domenica Di Consiglio, la palla non è scesa all'ultimo, ottima la coordinazione del numero 10, è entrato in campo un paio di minuti fa. Dall'altra parte Fedeli scrive ancora con Casaburi, attaccato da Bianco e recupera il pallone Bianco, glielo strappa, glielo porta via sulla fascia destra, centralmente va da Moretti che può calciare, invece una finta, rientra ancora sul destro, la mette in mezzo sul secondo palo, ci arriva di testa Di Consiglio ma non inquadra la porta, bella qui l'azione di Bianco che ha recuperato il pallone, ha cercato Fedeli che ha stoppato male il pallone, ha crossato nella retta piccola, ha cercato, ha trovato magnificamente di testa Di Consiglio che però scordinato è arrivata sulla sfera, di testa l'ha messa fuori, si è divorato Di Consiglio, rimessa laterale ancora per il Maccabi, Piperno, serve Di Consiglio, di prima ancora scambio verso Piperno che cambia gioco in qualche modo, ci arriva ancora Bianco, uno dei migliori in campo, serve ancora Di Consiglio sulla fascia di sinistra, non riesce però ad andare via da Russito che chiude in rimessa laterale al minuto 55, 25 più recupero, Piperno a battere, scambia ancora con Di Consiglio, stoppa bene il pallone, poi scambia indietro, perde il pallone, ora Di Consiglio, può ripartire Michelangeli, lancio in avanti a cercare Galia, uno contro tutti, Galia non riesce neanche a superare il primo, che è il capitano, Teshuba, che con l'esperienza giusta gli porta via il pallone, rimane però a terra Galia, contrasto proprio con Teshuba. Sì, rialza Galia. Ora Storri riappoggerà ai giocatori della Maccabi. Può ripartire ora la formazione in maglia arancio-nera con Teshuba. Nocco. Marauder. Scambia ancora con Nocco davanti alla propria di rigore. In verticale a cercare Bianco che in diagonale ci è arrivato. Poi lancia sulla sinistra. Può salire Piperno che può correre in velocità. Ci arriva in anticipo Ruscito. Rimessa laterale per il Maccabi. Piperno va in dietro da Di Castro, Marauder, ancora Di Castro, tutto mancino, torna dal capitano Teshuba, Marauder tra le linee a servire Piazza, si va a vedere splendidamente ancora Bianco, incastrato, ingabbiato da tre giocatori, può ripartire allora Fedeli sulla fascia sinistra, 2 contro 2, Fedeli ancora va via sulla sinistra, entra in area di rigore, doppiato da Gabrielli che la mette in calcio d'angolo, era solo però Gabrielli qui poteva gestirla meglio, primo calcio d'angolo del match per il Flavio, a battere andrà Storri con il numero 6 destro a rientrare a destra del oggi portiere fiorentino, salgono 3 in area di rigore però per il Flavio contro i 6-7 ora del Maccabi, mentre in area di rigore è in salito anche Mezzana, è pronto un altro cambio per il Maccabi, cross verso il portiere, e la blocca Fiorentini, l'ha bloccata qui, incredibile, ha giocato meglio in porta oggi che sulla fascia, lancio di Piperno, capisce tutto Mezzana, può ripartire, scambia con Gabrielli in verticale chiuso da Di Castro, può ripartire ancora Marauder che l'allarga splendidamente sulla destra, ancora verso Bianco, si accentra il numero 7, lancio in avanti a cercare Nocco, in antenare di rigore Nocco, pallone troppo lungo, ci arriva in scivolata e poi serve ancora Di Carmine, Nocco in area di rigore, scambia con Piperno, poi il calcio in porta
da posizione difficilissima da inquadrare lo specchio lì, eh. Nocco, cambio, allora per il Maccabi. Mentre rientra Kalinic ed esce il numero 7 bianco. E ora a fare l'esterno destro d'attacco c'è Moretti. Kalinic riandrà a fare la punta, l'autore della tripletta che rientra in campo. Un esausto bianco, anche oggi tra i migliori dei suoi. Pesco solido. Lancio sballato, capisce tutto Gabrielli e può ripartire. È solo per il numero 2. Non sa che servire, allora si appoggia a Nocco in verticale. Tra le linee c'è Moretti. Maroder arriva anche su questo pallone. Scambia con Di Castro. Piperno. Kalinic è rientrato ora. Bella palla in verticale di Consiglio verso Maroder, che ci arriva in qualche modo, poi scivola, poi si rialza e combatte, ma commette fallo? Commette fallo Maroder. Sbaglia qui Mezzana, vuole ripartire allo Cani, ce n'è di rigore, scambia con Moretti che può calciare in diagonale, fuori ancora Moretti. Ma c'è stata una deviazione, forse di un difensore sul tiro di Moretti, allora calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Maccabi, non se ne è accorto nessuno, neanche gli stessi giocatori in maglia arancionera. A battere andrà Moretti, ne salgono 4 nella di rigore, con il destro a uscire andrà Moretti. Cross, battuto da Soterra sul primo palo, non può arrivarci nessuno, palla che ancora termina Moretti, anticipato ora da Fedeli, ancora Moretti, va via in mezzo a due, l'ultimo a toccare è proprio lui, allora rimessa laterale per il Flavio, già battuta, minuto 66. Scambiano i due centrali di difesa, Mezzana, ora può salire il numero 28, scambia ancora con Rusci, del terzino destro, che gli riappoggia al 28, in qualche modo serve e trova Pesco solido, ma subisce fallo, fallo di Kalinic su Mezzana. Ciurlo. Michelangeli a centrocampo, si appoggia sulla destra, chiuso da un ottimo Maroder anche oggi. Rimessa allora battuta da Ruscito, in questo istante si appoggia a Pesco Solido che perde il pallone in costruzione. Allora Kalinic, dietro da Nocco, può salire di Consiglio. Scambio tra Maroder e di Consiglio, ora di Consiglio ci arriva sul pallone, invece no, era sul pallone di Consiglio. Fedeli, Bisello sbaglia lo stop anche lui, poi di tacco gliela riconsegna Moretti. Ora Bisello scambia con Fedeli, si appoggia ancora verso Bisello, si torna ora indietro. La verticale a cercare ancora Fedeli, siamo ancora all'altezza del centrocampo, poi Pesco solido, trova un varco a servire sinistra, Casaburi chiuso, può ripartire per l'ennesima volta il Maccabi che gira indietro dal portiere fiorentino, allarga sulla destra da Di Consiglio che pasticcia con il pallone, rimessa laterale per il Flavio. Tutte quelle che sentite in sottofondo erano le imprecazioni di Di Consiglio per il suo stop. Mezzana, può partire il numero 28, scambia con il
numero 26 Pesco Solido, ora riuscito può partire il terzino, scambia con il numero 6 a tre quarti Ciastorri che perde il pallone, può ripartire l'ora a Marodera, supera anche l'arbitro in dribbling, piazza la larga verso sinistra dove c'è Nocco, è salito Piperno, palla per lui, può crossare il numero 22, invece si ferma, crossa, bella palla sul centro dell'area di rigore a Spiore, non ci arriva nessuno, due svirgolate, due difensori del Flavio, allora rimessa laterale per il Maccabi, mentre è pronto un altro cambio per il Flavio, entra Mancini con il numero 4, ora Ruscito va a fare il terzino sinistro ed è uscito appunto Casaburi. E Mancini che va a fare il terzino destro. Si perde a battere su Jura Kainic. Marodera. Gabrielli. In avanti. Moretti, piazza, non riesce ad agganciare il pallone. Vuole partire allora Michelangeli. Si distende sulla destra il Flavio, dove però non c'è nessuno. Nocco gira su Fiorentini, incredibile come non ne ha approfittato il Flavio del fatto che in porta ci fosse un esterno d'attacco per il Maccabi, non ha mai tirato in porta. La formazione di casa tra il gol su punizione con ancora Marodera in porta, quella punizione infatti si è fatto male il portiere del Maccabi, di Consiglio può partire, scambia con Calincia, ancora di Consiglio chiuso, Mancini tocca il suo primo pallone, sbaglia, recupera allora di Consiglio che va via dal gioco, il pallone è uscito. Mancini in avanti a Storri, Michelangelo alza il pallone anticipato, poi Galia da Di Castro che la riconsiglia agli avversari ma sbaglia qui a Storri in fase ancora di costruzione, allora rimessa laterale per il Maccabi. A partire Gabrielli, si distende sulla destra e viene servito. Allora Moretti, cross in area di rigore da sua terra, sbagliato. Fedeli lo blocca. Può ripartire, lancio in avanti del portiere classe 2005 a cercare il fratello, poi in qualche modo con la mano, non si sa per quale motivo. Teshuba, una schiacciata pallavolistica qui. Teshuba è anche il primo momento del match perché viene ammonito dopo questo scellerato colpo di mano, questa schiacciata appunto pallavolistica. Un po' da pallavolo 50 metri più a destra sotto questa via, è sbagliato Teshuba. Primo ammonito del match, minuto 70, ne mancano 10 più recupero. Ciurleo scambia con Pesco Solido, ancora Ciurleo. Bisello scambia con Mezzana, doppio passo e va avanti Mezzana a cercare Michelangeli, attaccato da Piperno, ancora Michelangeli, copre il pallone benissimo, scambia ancora con il capitano Bisello, gli va sulla sinistra, zona offensiva, va via Fedeli, in area di rigore con il destro, può calciare la sua terra in porta, Fiorentini la blocca, eccolo il primo tiro in porta da quando non c'è più il portiere in porta del Maccabi, barato terra, è stato un passaggio verso Fiorentini. Nocco, Gabrielli, poi piazza in avanti verso Moretti, si gira male,
Riparte allora Fedeli per qualche istante soltanto, chiuso da un ottimo intervento in zona difensiva del Maccabi. Riparte Gabrielli allora. Larga benissimo sulla sinistra, dove può salire ancora Piperno. Scambia con Kalinic, gli restituisce troppo corto il pallone. C'è Michelangeli che la spazza in rimessa laterali. Piazza sbaglia qui, piazza lo stop, poi la riconquista. Scambia Morader con Nocco, si gira sulla destra, ancora verso Gabrielli che aggancia benissimo al volo il pallone. Numero 2 serve in avanti Moretti, poi piazza, dovrà servire proprio il numero 20, ma Moretti, ma il pallone gli è rimasto sotto. Poi qui Gabrielli subisce fallo di Bisello ai 30 metri, calcio di punizione per il Maccabi, mentre c'è un altro cambio per il Flavio, entra il numero 19 Consorti ed esce Astorri. Un 4 sul punto di battuta. Per il Maccabi, poi in 3 se ne vanno, sul pallone rimane soltanto Gabrielli. Conta i passi, ne mette 3 in barriera Fedeli. Pronto Gabrielli che va direttamente in porta, prende in pieno la barriera. Poi ancora Gabrielli, va via sulla sinistra, se ne supera 2 in velocità. Può crossare con il mancino, anche se non è il suo piede. Allora sterza ancora con il mancino, prende in pieno Mancini. E poi l'ultimo a toccare è proprio il numero 4 del Flavio Mancini. Quindi rimessa laterale battuta da Piperno, che si appresta ora sul punto di battuta della sfera. Piperno, cercare piazza chiuso da 2 giocatori. Mezzan alza il pallone, lo scodella più lontano possibile dall'area di rigore. Di Castro a centrocampo, poi scambia Nocco indietro con il portiere Fiorentini. Nocco, toccato tantissimi palloni utili Nocco oggi. Scambia ancora sulla destra, dove c'è Gabrielli. Scodella a centrocampo, dove c'è piazza, stoppa bene con il attacco, lancio in avanti a cercare Moretti, non aggancia il pallone, anzi è Marder. Marder tutto solo, supera anche il portiere, la rimette dentro l'area di rigore, ci arriva in qualche modo Moretti, ma il gioco era fermo. Riparte allora l'ennesima avanzata del Flavio, per quantomeno cercare di trovare un gol che potrebbe rimettere in carreggiata la squadra nero-verde. Mezzana, guardiamo 1-4 il parziale per il Maccabi, meno di 10 minuti al termine. Lancio ancora sbagliato di Pesco Solido, può ripartire ancora Nocco a centrocampo, primo pallone sbagliato di Nocco, poi il lancio di Bisello che prende in pieno l'arbitro. Quindi gioco fermo, si deve ripartire, possesso era nero-verde. Bisello scambia con Ruscito, ancora Bisello alza il pallone sulla fascia destra, dove c'è Consorti che stoppa e gioca il suo primo pallone del match. Lancio di Mancini, rete rigore a cercare Galia, non ci arriva, ci arriva dall'altra parte Gabrielli, può ripartire ancora il numero 2, avanzata ancora del Maccabi, scambia con Moretti, si chiude il triangolo con Gabrielli e Moretti. Centrocampo, rallenta il gioco Kalinic e poi Nocco allarga sulla sinistra, Piperno ancora su Nocco, Di Castro ancora Nocco, poi piazza, alza il pallone, prende in pieno Pesco Solido, poi lancio lunghissimo di piazza in area di rigore, questa volta è buono, alza la disponibilità di Consiglio, esce però Fedeli la fa sua.
può ripartire. Allora il fly o Bisello alza un pallone bruttissimo. Michelangeli, Mancini, sale il numero 4, si appoggia a Pesco Solido, Ciurleo, Ruscito che ora gioca stabilmente a sinistra, si accentra, serve Fedeli, allora del gol della speranza. Bisello può calciare, deviato il tiro e può ripartire, allora ancora il Maccabi con Piperno, Kalinic, Piperno, Di Castro, Kalinic, Piperno, ancora il triangolo dei tre. Bene qui Kalinic che va via in bello stile, uno dei migliori anche Kalinic, tripletta per lui. Piazza, serve in verticale, trovato Moretti che punta Ciurleo, spara la porta ora Moretti, Ciurleo su di lui, va la bandierina Moretti con l'attacco a servire un suo compagno che non capisce il passaggio di Moretti, allora rimessa laterale per il Flavio. 5 minuti al termine, più recupero di questa partita, mentre a terra va ancora un calciatore della Maccabi, fallo involontario di Fedeli, ma fallo netto, fallo su Teshuba che però ha commesso fallo, anzi Teshuba. Allora riparte subito Fedeli che la scambia sulla sinistra a cercare Ruscito, chiuso da Maroder. Gabrielli, Incespi che qui con il pallone regala la rimessa laterale al Flavio. Pesco Solido, poi va via ancora Fedeli in bello stile, palla fuori, rimessa ancora Flavio. Ruscito sbaglia e può ripartire Moretti, scambia con Caleccio, il punto solo dall'altra fascia c'era Di Consiglio, servito ora in tenere di rigore, può calciare con il mancino Di Consiglio, traversa piena di Consiglio, palla ancora buona dall'altra fascia per Moretti che calcia in porta in diagonale, palla sfiorata da Fedeli. Che bella qui l'azione in offensiva del Maccabi con tre tocchi dalla fascia destra, si è passato centralmente da Kalinic che ha servito sulla corsa sulla fascia sinistra Di Consiglio, entrata in area di rigore con il collo sinistro, una botta missile terra area che si è stampato sulla traversa, poi sulla ribattuta la palla sulla destra ci ha provato Moretti in diagonale, palla solo sfiorata da Fedeli, ma tiro pericolosissimo anche quello. Riparte allora Bisello, scambia con Mezzana, in avanti Michelangeli, chiuso da Piazza, può ripartire allora Cocco Piazza, Maroder, Nocco, Kalinic, Nocco, alto di angolo chiuso benissimo, poi Nocco passa su Mancini e rimessa laterale per il Maccabi, scambio con Piverno, verticale Piverno, chiuso ancora Piverno a battere la rimessa laterale in avanti verso Moretti, bella palla per Maroder, in area di rigore controlla e calcia, ottima parata di Fedeli, vuole cercare la doppietta qui Maroder, ottimo centrocampista d'inserimento, subisce fallo poi Ruscito in area di rigore, l'ottimo cross per Maroder che l'ha stoppata all'altezza del dischetto, se l'è spostato sul mancino, con così in porta, pallone morbido con i pugni, ci ha tirato Fedeli, sarebbe stato troppo passivo l'1-5, sbaglia ancora in fase offensiva il Flavio, allora Teshuba riparte da Fiorentini, poi scambia con Di Castro, ancora Teshuba sul pallone, il capitano, il numero 5, scambia con Moretti, poi Piazza, ancora il triangolo chiuso da Moretti, va in area di rigore dove non c'è però nessun compagno di squadra. Mezzana può partire, il lancio in verticale di Pesco Solido,
Non c'è nessun compagno però da seguire. Allora Gabriele si ferma e serve ancora Nocco. Si va da Di Castro, ora Piperno. Avanza il numero 22, cercava un tunnel su Consorti che ha chiuso le gambe al momento giusto. Allora Rizzolo, rimessa laterale. Un minuto più recupero al termine. Di tacco Consorti, ancora Piperno, stoppa il pallone, si gira indietro da Di Castro. Fiorentini. Ancora Di Castro. Lancio in avanti, splendido di Nocco. Ci arriva però un'ottima chiusura di Mezzana che regala però palla ora a Moretti. Bel lancio in diagonale per Gabrielli che entra in area, scambia con Maroder. Ci arriva Fedeli con la punta della mano. E qui Gabrielli va a dire qualcosa al suo compagno di squadra, perché bella azione. Bella azione di Moretti che ha allargato la palla sulla destra per l'avanzata di Gabrielli che è entrata in area di rigore e ha servito un pallone a mezza altezza morbidissimo verso Maroder che ha stoppato il pallone troppo lento, perché poi sullo stop è arrivato il portiere Fedeli che dirà scippata. Ora calcio di punizione nella tre quarti offensiva di destra per il Flavio. Fedeli, scambio con Pesco solido, poi il calcio di Michelangeli, prende in pieno Teshuba e l'arbitro non concede recupero ma fischia la fine della partita allo stadio Castelli. Il Maccabi ora è primo, Flavio 1, Maccabi 4.